Da Chiodi, direttrice di Osservatorio Balcani Caucaso, che insieme al Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani ha collaborato all'organizzazione e alla realizzazione di questa sezione di Oriente Occidente, linguaggio appunto, con questa serie di conferenze sul mondo del Mediterraneo e le sue trasformazioni. Noi siamo un progetto della Fondazione Opera Campana dei Caduti, quindi abbiamo sede a Rovereto. E da 10 anni siamo impegnati proprio sui temi del Mediterraneo, in particolare del Mediterraneo orientale, con i Balcani, la Turchia e il Caucaso. E parliamo oggi di Turchia con il nostro corrispondente da Istanbul, Alberto Tetta. E non è potuto venire Fabio Salomoni, che per anni ha lavorato con noi per problemi familiari, e invece abbiamo Alberto che è l'attuale nostro collaboratore. Salomoni, ci tenevamo ad averlo perché oggi pomeriggio mostriamo il documentario che con lui abbiamo realizzato alle 3 proprio sulla Turchia, una minoranza turca che sono gli aleviti. Ma Alberto, diciamo, ha una collaborazione costante ormai da svariati anni, è un giornalista freelance, non lavora solo per noi, vive in Turchia dal 2005 e parla correntemente il turco. E ci racconta quindi, insieme ad altri colleghi turchi, di un paese, forse uno dei più importanti del bacino mediterraneo. Un paese di cui forse in Italia non abbiamo ancora capito l'importanza. Siamo ancora forse legati, non so Alberto, se la tua esperienza quando torni a questa immagine al massimo dell'impero ottomano, che tanto era sempre in decadenza e poi è caduto. Insomma, non ci siamo ancora resi conto che abbiamo forse a che fare con una tigre asiatica del Abbiamo Mediterraneo. lasciato indietro 80 anni di storia e modernizzazione. Esatto, e invece abbiamo un paese che ha un ruolo sempre più importante in politica internazionale, una crescita economica assolutamente stellare e un'identità in profondo mutamento. E tu, tra l'altro, appunto ti muovi anche molto da Istanbul, lo giri, lo conosci approfonditamente e una delle ultime cose che hai scritto per noi e per cui ci hai mandato fotografie molto interessanti era una delle crisi del Mediterraneo, o meglio, una degli esiti dei tentativi di rivoluzione nel Mediterraneo, cioè le conseguenze della rivoluzione siriana, visto che la Siria confina a sud o meglio a nord, con la Turchia. Cos'è che hai visto? Cos'è che sta succedendo al confine turco-siriano? Sì, io a fine giugno sono stato nella provincia di Hatay, che si trova nel sud della Turchia, vicino al confine appunto tra Turchia e Siria, e la situazione era davvero molto tesa. C'erano, quando sono stato io giù, 17.000 rifugiati che dal nord della Siria erano scappati in Turchia, accolti in quattro campi organizzati dalla Mezzaluna Rossa turca, diciamo, questo viaggio mi ha dato la possibilità di seguire e sentire in prima persona le testimonianze delle vittime della violenza di Assad, la repressione di quel regime. E quelle testimonianze in Turchia hanno avuto una forte eco e hanno spinto il governo turco a mobilitarsi per cercare di mediare in quella crisi. Erdogan ha parlato subito di episodi di estrema violenza, ha detto è una carneficina, e l'iperattivo ministro degli esteri turco Ahmet Davutoğlu è volato a Damasco per chiedere ad Assad di mettere immediatamente fine alle violenze e iniziare un processo di riforma Allora, non tutti della noi sicuramente si ricordano tutta la nomenclatura turca legislazione. Certo. nel dettaglio, quindi andiamo cerchiamo di andare con ordine perché, e magari cerca di essere
paziente con noi che non ci ricordiamo che addirittura esiste una dottrina di politica estera inventata dall'attuale ministro degli esteri turco. Chi è e che cosa ha in mente, cosa aveva in mente? Sì, secondo me è molto importante capire ragionare su un nuovo ministro degli esteri turco che è stato nominato nel 2009, si chiama Ahmet Davutoğlu. La sua nomina a ministro degli esteri segna un punto di rottura nell'approccio alle relazioni internazionali della Turchia. Infatti dopo un processo di adesione che era andato abbastanza bene, un processo di adesione all'Unione Europea e di riforma pro-europea che il paese aveva attraversato fino al 2006, e a fine 2006 il processo di entrata della Turchia nell'Unione Europea entra in forte crisi. Quindi la Turchia è costretta a ripensare il suo ruolo geopolitico. E Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu, il nuovo ministro degli esteri, è l'ideologo di questo cambio di linea. Chi è Ahmet Davutoğlu? Ahmet Davutoğlu era un professore di esperto di relazioni internazionali e parla della sua nuova dottrina in due aspetti fondamentali. Uno, sulla storia dell'impero ottomano. Lui pensa che sia importantissimo utilizzare e attualizzare la storia dell'impero ottomano per capire la Turchia contemporanea, ma il libro principale si chiama Strategic Derivis, Profondità strategica, dove delinea le basi teoriche della nuova politica, la nuova dottrina che alcuni hanno definito neottomanismo e che lui preferisce definire degli zero problemi coi vicini. L'idea centrale di questa dottrina è molto semplice. La Turchia deve divenire una potenza regionale e globale, mediando nelle dispute e nei conflitti della regione e allo stesso tempo riuscendo a superare i conflitti e le incomprensioni con tutti i paesi confinanti. E Davutoğlu, da quando diventa ministro degli esteri, agisce proprio in questo senso. E infatti la Turchia firma protocolli per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con l'Armenia fino al 2009, si dà un nuovo slancio al dialogo con un nemico storico come la Grecia e allo stesso tempo si firma un accordo di cooperazione e di libera circolazione delle persone con i paesi vicini e con molti paesi arabi, tra cui la Libia, tra cui la Siria e la Russia, ad esempio, ma anche i paesi balcanici come la Serbia. Come fa la Turchia a costruire ad avere successo in questo processo di dialogo con i paesi della regione? Grazie al forte sviluppo economico che dal 2000 contraddistingue il paese e che fa della Turchia un partner appetibile e fa sì che molti paesi vogliano avere accordi di cooperazione con la Turchia. Questo però non dobbiamo interpretarlo come un voltare le spalle all'Europa. Gli Stati Uniti, altri paesi europei, soprattutto Francia e Germania, sono molto preoccupati di questo fatto. La Turchia non si rivolge più all'Europa, ma vuole creare rapporti privilegiati con Iran, con la Siria, con paesi autoritari della regione. No, io non credo che
le due cose siano un'alternativa. Però abbiamo un po' paura, diciamo, di questa forza di un paese numericamente consistente, parliamo di quasi 80 milioni di abitanti, giusto? 75, sì. E di una crescita, cos'è una crescita economica? 8%? Male? Sì, intorno a 9-10%. Sì, cioè, io ho un po' confusi, comunque stiamo parlando di no, forse mi sembra 8. Per noi che cresciamo lo 0,5 forse, insomma, stiamo parlando di un confronto pesante e di una visione anche egemonica, insomma, da parte della Turchia, con un protagonismo a cui non eravamo abituati, appunto. E però tutto questo viene messo in discussione dagli eventi di quest'anno, giusto? Sì, certo, le rivolte democratiche che hanno travolto il mondo arabo hanno, diciamo, privato e costretto alle dimissioni molti leader con cui la Turchia aveva firmato accordi di cooperazione, oppure questi leader sono in forte crisi, come Assad in Siria, come Gheddafi in Libia. Tuttavia, e questo ha obbligato la Turchia a ripensare la sua dottrina, o almeno a un nuovo attivismo a livello diplomatico. Molto importante in questo senso, a sottolineare l'approccio estremamente pragmatico della diplomazia turca nella regione, la missione di appunto Ahmet Davutoğlu, del ministro degli esteri turco in Libia. Davutoğlu è stato il primo ministro degli esteri di un paese NATO a visitare Bengasi dopo la liberazione di Tripoli da parte dei ribelli, ha incontrato il presidente del Consiglio nazionale di transizione, mettendo sul tavolo 200 milioni di euro, di dollari in aiuti per far capire che la Turchia è vicina alla Libia in questa nuova fase. Ricordiamo comunque che la Turchia era stata uno dei paesi che più si era opposto all'intervento militare libico in Libia, quindi è evidente come la Turchia stia rivedendo i suoi rapporti e gli accordi che aveva stretto negli ultimi anni in chiave assolutamente nuova. Però mentre da noi le rivoluzioni del mondo arabo hanno fatto, io direi, così a sensazione, prevalentemente paura, invece di essere entusiasti per queste trasformazioni del Nord Africa, ci siamo subito spaventati, il mantra era l'islamismo, paura, terrorismo, 10 anni delle Torri Gemelle e compagnia. Mi pare di capire invece in Turchia ci sia stata una grande empatia, un grande trasporto per quello che stava avvenendo. Sì, io penso che soprattutto rispetto alla questione siriana, ma anche un'altra vicenda che non ha avuto negli immediati, non ha dato esiti positivi come la questione palestinese, ci sia una fortissima empatia per quello che succede nella regione. E ci sia anche la consapevolezza di essere visti come un modello, ma anche si sente forte la responsabilità del ruolo di mediazione che la Turchia può avere. E con la Siria cosa è successo? Sì, con la Siria, oltre alle dichiarazioni, alla richiesta di Assad di iniziare un processo di democratizzazione, a metà giugno la Turchia ha ospitato la riunione di tutti i gruppi di opposizione siriani, e questo è stato un momento molto forte, che non aveva fatto piacere all'ex alleato, ad Assad. E allo stesso tempo
La Turchia sta cercando in tutti i modi di spingere Assad a un percorso di riforma e gli Stati Uniti hanno, voglio dire, diciamo, delegato, però sono stati forti i contatti tra l'amministrazione americana e il primo ministro turco Erdogan e la diplomazia turca per cercare una via di uscita alla crisi in Siria. Lo stesso vaso per la Palestina, dicevamo, che lì la Turchia ha una sede proprio anche fisica di importanti incontri. Sì, la Turchia a fine luglio ha ospitato il meeting di 80 ambasciatori palestinesi che sono arrivati a Istanbul da tutto il mondo e per discutere proposta alle Nazioni Unite di un riconoscimento dello Stato palestinese. E la Turchia non si è limitata ad ospitare gli ambasciatori o a dare, un luogo, a fare sì che ci fosse un luogo dove si svolgesse questa riunione, ma la diplomazia turca ha proprio costruito e aiutato i diplomatici palestinesi nella costruzione e nella redazione della dichiarazione che verrà presentata alle Nazioni Unite. Quindi anche qui un ruolo molto importante della Turchia nella regione. Israele quindi non migliorano i rapporti in questo senso. Infatti, secondo me è importante capire anche la situazione di conflitto che riguarda oggi Israele e la Turchia. E un anno fa, non so se vi ricordate, 9 attivisti turchi, per realtà 8 erano turchi e uno col passaporto americano, ma di origine turca, hanno perso la vita durante un'operazione dell'esercito israeliano contro la nave Mavi Marmara, che faceva parte di un gruppo di navi che voleva violare l'embargo contro Gaza, no? Da quella data, dal 2010, la Turchia chiede a Israele, ha chiesto a Israele scuse ufficiali per quello che era successo. Per quello che era successo agli attivisti turchi e un indennizzo alle famiglie delle vittime. Israele ha sempre rifiutato di scusarsi per quello che era successo appunto agli attivisti turchi, ma il punto di svolta è arrivato poche settimane fa quando è stato pubblicato il rapporto della Commissione ONU incaricata di indagare su quello che era successo sulla nave Mavi Marmara. La Commissione ONU, Commissione Palmer, ha parlato di un uso eccessivo della forza da parte delle autorità dell'esercito israeliano. Quindi la Turchia ha dato un nuovo ultimatum ad Israele chiedendo scuse ufficiali e l'indennizzo per le famiglie delle vittime. Nel frattempo si erano svolti molti incontri segreti tra turchi e tra diplomatici turchi e israeliani per cercare di trovare un compromesso e la pubblicazione di questo rapporto è stata più volte posticipata su pressione degli Stati Uniti per permettere che questo dialogo andasse avanti. E il problema è che all'interno del governo israeliano il conflitto tra il primo ministro Netanyahu e il suo ministro degli esteri Lieberman su posizioni molto più radicali ha fatto sì che Israele non si scusasse e non, appunto, non desse alcun indennizzo alle famiglie delle vittime della Mavi Marmara. Ma chi erano questi della Mavi Marmara?
Allora, erano attivisti di un'organizzazione umanitaria di ispirazione islamista che si chiama YHWH, ed erano molto vicina al Partito della Giustizia e dello Sviluppo, il partito islamista moderato del Erdogan, del primo ministro. Però la rottura vera e propria delle relazioni diplomatiche appunto è arrivata dopo che Israele, il 2 settembre, allora era stato dato ad Israele fino al 2 settembre per presentare scuse ufficiali, però queste non sono arrivate. Quindi il 2 settembre, sempre il ministro degli Esteri turco ha annunciato in una conferenza stampa che ha invitato l'ambasciatore israeliano a lasciare il paese in pochi giorni, ha annunciato che tutti gli accordi di cooperazione militari erano sospesi e che la Turchia avrebbe invitato, avrebbe chiesto a tutte le organizzazioni internazionali, a partire dalla Corte europea dei diritti umani, di perseguire Israele sia per i fatti della Mar di Marmara, sia per l'embargo contro Gaza. E quindi i toni di questo, adesso siamo in una situazione di muro contro muro totale tra Turchia e Israele, che difficilmente si potrà sbloccare senza un cambio di linea da parte del governo israeliano. Hai citato la KP, che è, diciamo, abbiamo parlato del ministro degli esteri, non abbiamo parlato invece della figura principale, naturalmente del primo ministro Erdogan. E tutta questa forza diplomatica, questa forza economica, si deve all'ascesa di questo partito e agli ultimi 10 anni, quasi ormai 9, di gestione politica di questo partito. Si parla, come per l'Italia, di seconda repubblica. Cosa è successo? Che cos'è questa vicenda? Sì, allora, la vittoria degli islamisti moderati alle elezioni in Turchia nel 2002 è stato un fattore dirompente sulla scena politica turca. E per la prima volta c'erano stati ministri islamisti, ma per la prima volta un partito islamista da solo vinceva le elezioni in Turchia. In questi 10 anni l'AKP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, è riuscito ad aggregare intorno a sé una coalizione di consenso incredibile, che va dai contadini che vivono nelle campagne dell'Anatolia, ai nuovi immigrati nelle città, cioè dalle campagne alla città, che vedono nell'ipersviluppo economico di questi anni una possibilità di scalata sociale, ma ha anche l'appoggio di una parte dell'elite economica turca, che ha tutti gli interessi a superare un approccio nazionalista che aveva portato la Turchia a confliggere con molti paesi dell'area in modo da favorire lo sviluppo economico. E persino una parte degli intellettuali liberali, tra cui anche Orhan Pamuk, hanno dato il loro sostegno implicito al governo dell'AKP, che hanno visto come una possibile via d'uscita al nazionalismo. In Turchia, diciamo che il rapporto tra religione e Stato è sempre stato molto problematico. Nonostante l'ideologia di Stato dagli anni 20, dall'inizio della Repubblica, alla fine dell'Impero Ottomano, sia fortemente laicista, però l'idea di laicità non è immaginata come una netta separazione tra Stato e religione, ma invece è stato costruito un modo corretto di essere musulmano che
era utile a costruire l'identità nazionale turca. Cioè si doveva essere musulmani, sunniti, ma vivere la propria religiosità in maniera privata. Questo escludendo minoranze non musulmane e altri gruppi all'interno dell'Islam che non sunniti. E quindi questo modo di vedere, di rapportarsi con la religione è stata gestita in maniera molto autoritaria da parte delle autorità turche. Era un regime, scusi se ti interrompo, un regime laico, tra virgolette, visto questa specificità del rapporto con la religione, garantito da un'istituzione militare come Sì, l'esercito. certo, infatti secondo me l'elemento problematico è proprio questo, che il laicismo turco è stato costruito ed è stato difeso in maniera autoritaria, a volte anche con l'utilizzo di torture, di forte repressione nei confronti dei partiti religiosi, ma anche di quelli che non erano in linea con i principi nazionalisti. E quindi questo ha avuto come reazione lo sviluppo di identità di risposta molto forti, come ad esempio quella dell'AKP, e non si è mai arrivato a una soluzione, è un vero a un processo autonomo di laicizzazione. E per questo io credo che la svolta rappresentata dall'AKP, dall'elezione dell'AKP, degli islamisti moderati nel 2002 è molto importante, perché la vittoria dell'AKP significava per molti l'incubo di una islamizzazione totale della società, c'è chi aveva paura che la Turchia diventasse come l'Iran. In realtà, a 10 anni di distanza ci rendiamo conto che, sebbene certo l'AKP abbia un approccio conservatore, però nessuna misura radicale di islamizzazione è stata portata avanti, è stata realizzata. Quindi per la prima volta il rapporto tra religione e Stato ha assunto è diventato meno problematico, diciamo, il ridimensionamento del ruolo dei militari, io penso che invece che essere visto come un problema e una messa in discussione della laicità della Turchia, dovrebbe essere visto come un elemento democratizzante. Perché in Turchia ancora si parla di democratizzazione? Non perché ci sono gli islamisti al potere, ma perché da quando ci sono le elezioni democratiche, ogni 10 anni c'è stato un colpo di Stato militare. Un colpo di Stato militare che ha sempre utilizzato la paranoia dell'arrivo degli islamisti per prendere il potere. Quindi di quelli veri con i carri armati per strada, l'ultimo era nell'80 di colpo di Stato. Poi ancora nel 97 c'è stato, non so, qualcuno ne ha chiamato un golpe postmoderno, cioè. I militari hanno invitato il governo a dimettersi, il governo appoggiato anche dagli islamisti. In quella fase il partito islamista era diverso, si chiamava Fazilet Partisi, se non mi sbaglio, Partito della Prosperità, ma comunque i militari fecero capire che se il governo non si fosse dimesso sarebbero intervenuti in prima persona. Quindi il partito islamista in Turchia era un partito di dissidenti in qualche modo, era un essere. Sì, certo, per me sì, è molto interessante capire come quando Erdogan prende il potere nel 2002, quando vince le elezioni, il governo dell'AKP sia l'unica istituzione, cioè il governo sia l'unica istituzione non nazionalista, non laicista, che non viene dalla tradizione di Mustafa Kemal Atatürk, del padre della patria, ma
e che quindi si scontra con una continua messa in discussione della sua autorità. L'ATP nel 2002 è il partito del cui leader Erdogan era stato messo in carcere ed era stato, diciamo, gli era stato proibito di fare attività politica per 10 anni dal governo turco. 10 anni dopo l'ATP però ha un nuovo ruolo, ha ridimensionato totalmente tutte quelle istituzioni che in Turchia erano storicamente di ispirazione nazionalista, il Consiglio Superiore della Magistratura, l'Alto Consiglio per l'Istruzione e in ultimo l'Esercito, ed è diventato lui stesso, diciamo, lo Stato, no? Si è sovrapposto al ruolo che prima avevano i nazionalisti. Non so come dire, è riuscito a normalizzare la situazione turca, risolvendo questo conflitto. Intendi per normalizzazione? Appunto, ti dicevo. In Turchia dagli anni 20 ci sono istituzioni non elette, prima di tutto l'esercito, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio, l'Alto Consiglio per l'Istruzione che gestisce università e scuole, che avevano il ruolo di difendere i principi della Costituzione kemalista e i principi Cioè, ti nazionalisti. chiedo di specificare cosa intendi per normalizzazione pensando all'Economist che alcuni mesi fa, alle ultime elezioni, si è esposto, come spesso fa, l'ha fatto anche nei nostri confronti, ha preso posizione dicendo, beh, questo rafforzamento continuo del partito di Erdogan, della KP, sta diventando un problema. Certo, sì, in questo senso la critica dell'Economist la loro paura era che, superata questa fase in cui c'era una democrazia, diciamo, controllata dall'esercito, l'ATP di Erdogan esagerasse nel inserirsi nelle strutture di potere. Soprattutto le opposizioni sono troppo deboli a questo punto. Sì, anche, sì, le opposizioni l'idea dell'Economist è che al terzo governo l'ATP dovrebbe confrontarsi con un'opposizione più forte. In Turchia, oltre gli islamisti, il principale partito d'opposizione si chiama Partito Repubblicano del Popolo, ed è l'erede del partito unico di Mustafa Kemal Atatürk, che è un partito unico fino agli anni 50. Questo partito, che in Turchia è considerato, diciamo, la sinistra, però aveva una forte identità nazionalista, e quindi l'Economist auspicava che ci fosse una riforma interna e che questo partito cominciasse a difendere, per esempio, i diritti delle minoranze o avesse una visione più aperta rispetto alle relazioni internazionali, in modo da controbilanciare un potere e un successo dell'ATP che è sempre più travolgente. Nell'ultima elezione gli islamisti hanno avuto più del 50%. Questo processo è iniziato con l'elezione di un nuovo segretario, al nuovo segretario del Partito Repubblicano del Popolo, di Kılıçdaroğlu. Un alevita, un curdo, che però non ha mai, che sebbene abbia iniziato un processo di riforma nel partito, lo voglia portare su posizioni socialdemocratiche più che nazionaliste, però
ha un po' di problemi a parlare pubblicamente della sua identità, non tanto perché in Turchia non si possa fare, ma perché forse ha paura di perdere consenso. Tutto questo mentre rimane abbastanza importante la presenza dell'estrema destra nel Parlamento turco. Grigi si chiamano, no? Sì, Non si chiama chiamano. Partito di Azione Nazionalista, era il partito, certo che è cambiato un po' nel corso del tempo, ma da cui veniva Shah, no? L'attentatore del Papa, sì, Alian Shah. E quindi questo partito su posizioni ultranazionaliste ha ancora abbastanza consenso. Il quarto movimento è il partito pro-curdo, il partito della democrazia della pace, dell'EPE, che è invece il portavoce nel Parlamento turco delle istanze curde, ma lavora per una soluzione pacifica del conflitto tra esercito e indipendentisti curdi del PKK. Cioè, dobbiamo mettere un attimo la questione turca, Sì. perché è sicuramente molto grossa, ma anche a livello sociale, passando dalla politica alla società, ci sono stati impetuosi cambiamenti. Insomma, una crescita così imponente non può che creare naturalmente grandi, grandi sconquassi, anche molto positivi, naturalmente, sociali. Sì, certo, l'ipersviluppo che la Turchia ha attraversato in questi anni non è stato indolore. Soprattutto i processi di privatizzazione che sono stati portati avanti dal governo Erdogan hanno lasciato moltissimi lavoratori a casa. Io ho scritto per esempio del caso degli operai della Tekel, dell'ex manifattura turca, che è un immenso gruppo, no, di fabbriche che è stato privatizzato e più di 10.000 lavoratori sono rimasti per la strada. E allo stesso tempo il movimento sindacale sta costruendo in questi anni, si sta ricostituendo in questi anni dopo la repressione degli anni Ottanta, in Turchia fino a 2 o 3 anni fa era illegale manifestare per esempio il 1º maggio e solo da pochi anni si riesce a fare. Quindi questo processo di sviluppo economico anche ha avuto conseguenze abbastanza forti rispetto Una al. fortissima migrazione interna, giusto? Sì, certo, anche a livello interno, se pensiamo, insomma, si dice che Istanbul la popolazione fosse 20 anni fa sui 4 milioni e oggi siamo a 15 milioni, no? Cioè 15 milioni di persone che risiedono a Istanbul, poi a cui sommare le persone che stanno per periodi di tempo più limitati. Quindi la migrazione è stata forte e la ricerca e proprio anche questa forte migrazione dalle città, dalle campagne alla città, è stato un fattore determinante nell'affermazione della KP, che è proprio partita, che Erdogan è stato eletto per la prima volta come sindaco, il primo ministro turco adesso, è stato eletto per la prima volta negli anni 90 come sindaco di Istanbul, con il voto dei contadini dell'Anatolia che vedevano in lui una persona simile a loro, perché anche Erdogan è un immigrato, si è spostato dal Mar Nero a Istanbul e ha costruito lì poi la sua vita e la sua fortuna politica. Un'immagine privata che più si avvicina probabilmente all'immaginario dell'anatolico, giusto? Sì, Con certo, ogni sindaco. Erdogan, io vivo nel quartiere dove Erdogan si è trasferito quando è andato a Istanbul, che si chiama Kasım Pasha. Lui racconta che quando
che quando è arrivato a Istanbul si manteneva vendendo limonata per pagarsi la scuola coranica e veniva da una famiglia assolutamente modesta che era emigrata dall'Anatolia. Quindi è proprio la sua storia, è la storia di molti immigrati e emigranti dalle campagne turche che vorrebbero diciamo, fare lo stesso percorso. E anche a livello privato vivono la religiosità come qualcosa di cui erano stanchi di nascondersi. Abbiamo parlato prima della maniera assolutamente autoritaria con cui lo Stato turco si è sempre rapportato alla religione. Io mi ricordo i primi anni in Turchia, ma fino a pochi anni fa era così, quando entravo in università vedevo sempre un gruppo di studentesse col velo che lo dovevano togliere davanti a tutti per poi entrare in università subendo questa umiliazione, Perché era no? vietato. Era vietato, sì, è vietato da decenni, insomma, dagli anni 30, utilizzare il velo all'interno dell'università, Cioè delle istituzioni dello delle istituzioni statali in università, ma anche il simbolo del velo era molto importante, anche, cioè, per esempio. Non c'è, prima di Abdülhakgül, l'ultimo presidente della Repubblica Turca, non c'era mai stato nessun presidente della Repubblica che aveva una moglie che portava il velo. Dove per velo intendiamo, perché in Italia c'è tanta confusione su cos'è il velo, secondo la tema di burka, lo intendiamo soltanto qualcosa che Sì, copre i capelli. certo. Quindi in qualche modo, per noi Sì, abbastanza perché. paradossale, è un simbolo nella Turchia degli ultimi anni, è un simbolo di lotta democratica, mettersi il velo. Sì, paradossalmente sì, di lotta democratica, ma di affermazione di un diritto, diciamo, primario, no? Quello di esporre la propria identità, anche religiosa. Secondo me è interessante anche ragionare su questo fatto, guardando a quello che succede in Europa, ad esempio il dibattito intorno al velo. Però pensando che la Turchia è un paese a maggioranza musulmana, più del 90% di cittadini musulmani. E dove tra l'altro le donne non sono confinate nella sfera privata. No, prima di tutto la Turchia ha avuto anche una prima ministra donna, si chiamava Tansu Ce Çiller. la ricordiamo, non era proprio il massimo, Sì, ma certo, no, infatti a sembrava livello che. simbolico sui diritti delle donne è stato importante, però è stata una delle. Il suo governo è stato uno dei più feroci, diciamo, il conflitto curdo in quegli anni è andato molto male. Negli anni 90 sono gli anni bui del conflitto nel sud-est a maggioranza curda, Tansu Çiller era il primo ministro. Ma comunque a livello simbolico, ma l'idea della donna turca che è stato promosso dal kemalismo, da Mustafa Kemal Atatürk, dall'elite proiettata verso l'Europa, era quella di una donna senza velo, vestita all'occidentale, e su quel livello simbolico si è giocato l'immagine della Turchia. E certo, è un percorso molto importante, non per questo però la scelta privata di una donna che vuole portare il velo deve essere per forza vista in contraddizione con questa immagine. Però appunto la presenza delle donne nelle università, nei parlamenti, anche a livello economico, quindi in parte va dato atto al partito kemalista di averla sostenuta, garantita e aiutata ad affermarsi pubblicamente, un po' come facevano i regimi socialisti, un po'. E Certo. allo stesso tempo poi però il grande ostacolo è quello dell'ambito dell'espressione della propria identità religiosa. Certo, però hai pienamente ragione, ed è stato fondamentale questo
approccio ideologico per cui la donna doveva liberarsi e doveva essere libera ed era simbolo di modernizzazione. Certo, però bisognerebbe anche ragionare sulla strumentalizzazione anche di questa cosa che hanno fatto i nazionalisti. Certo, la donna era senza velo, la donna aveva diritti che negli stessi anni in molti altri paesi ci si sognava. Negli anni 30 le donne hanno avuto diritto di voto in Turchia per la prima volta alle elezioni amministrative, pochi anni dopo le elezioni politiche. Però allo stesso tempo erano comunque uno strumento e utilizzate in maniera simbolica, cioè le loro conquiste non venivano da un movimento, diciamo, femminista, erano state decise in maniera verticistica dal Partito Repubblicano. Nonostante questo, penso che ora, ad esempio, l'attivismo, che a noi può sembrare strano, ma l'attivismo delle donne, dei militanti del partito islamista, sia anche quello un momento insomma, affermazione di maggiore libertà e mobilità delle donne nella sfera pubblica. Il tempo corre, vorrei arrivare agli altri capitoli importanti prima di lasciare la parola ai presenti in sala. Abbiamo toccato velocissimamente un attimo prima fa la questione curda, che è una delle poche che in Italia si discute quando si parla di Turchia. Purtroppo le notizie di questi giorni sono una ripresa del conflitto. È un conflitto che ha fatto 40.000 morti, questo è un dato che Sì, confermi. si parla di Nella 40.000 morti storia, naturalmente, non negli ultimi giorni. Questa dall'84, da quando è iniziata. è un'altra grande questione Sì, sulla democrazia il in Turchia. grande problema irrisolto della Turchia, forse insieme anche alla questione armena, ma questo magari poi possiamo parlarne dopo nel dibattito, è la questione curda. Mentre la Turchia vuole promuovere un'idea nelle relazioni internazionali di zero problemi con i vicini, firma accordi di cooperazione con i paesi dell'area, il conflitto curdo prosegue e ha assunto, insomma, attraversato un momento di recrudescenza da fine giugno. Il PKK, il movimento indipendentista curdo, aveva proclamato un cessate il fuoco unilaterale in occasione delle elezioni politiche che sono svolte il 12 giugno, prolungato fino a fine del mese, però a inizio luglio Ocalan, il leader del movimento, ha annunciato che questa tregua era finita. Da inizio luglio ad oggi sono più di 40 soldati che sono morti in attentati del PKK, in scontri con il PKK. Come risposta, l'esercito turco ha iniziato un'operazione militare, insomma, il bombardamento delle basi del PKK in Nord Iraq. Una decisione abbastanza forte che destabilizza la regione. C'erano stati diversi altri interventi, ma questo è il più importante dal 2003. E si parla sempre in maniera sempre più insistente di un possibile intervento di terra in Nord Iraq. Insomma, l'AKP, che pure 2 anni fa aveva iniziato un percorso di dialogo anche con i curdi, aveva parlato di apertura ai curdi, apertura democratica, prima delle ultime elezioni ha, diciamo, un po' rivisto questo approccio per ritornare su una retorica di tipo fortemente nazionalista, alimentata anche dalla mediatizzazione dei funerali dei soldati che in Turchia si devono chiamare martiri, i giornali devono chiamare i soldati morti nel conflitto con il PKK martiri, eccetera. E quindi questo cambio di linea nei fatti ha portato alla recrudescenza di questo conflitto. Però a livello di società civile c'è una risposta per cercare una soluzione pacifica al conflitto, oltre al partito curdo, al partito della democrazia e della pace,
e anche gli intellettuali liberali, la sinistra turca, si sono mobilitati in questi giorni, in queste settimane, per una soluzione pacifica del conflitto. C'è stata una marcia verso il confine tra Turchia e Iraq, e attivisti curdi e turchi volevano fare da scudi umani per impedire che le truppe turche entrassero nel nord Iraq. Nella repressione di quella manifestazione è morto rappresentante provinciale del partito curdo, ma comunque è morto un attivista, e contemporaneamente in Turchia ci sono state e ci sono in questi giorni manifestazioni per la fine del conflitto. Certo, non è facile anche lì superare quell'impostazione nazionalista che ha sempre visto il curdo come un elemento destabilizzante, come un elemento alieno alla società turca, no? Quindi insomma, lì vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Io ho dimenticato, ancora non ho toccato alcune questioni molto importanti, ma siccome siamo arrivati già a mezzogiorno non vorrei togliere la parola al pubblico e quindi vorrei sapere se qualcuno di voi ha delle questioni da sollevare, altrimenti mi tengo il microfono. Alimentare tutti. Prego, sì, chiedo di presentarvi, un attimo che arriva il microfono. Grazie. Allora, a me interessava appunto questa cosa della società civile, perché io sono stata lì nel 2006-2007 e avevo percezione proprio di un forte scontro tra quella che era l'identità nazionalista, anche magari a livello proprio all'interno dell'università, parlando proprio anche con docenti o con persone comunque degli intellettuali. Mi sembrava che ci fosse comunque sempre una forte resistenza nei confronti del partito di Erdogan e dell'idea proprio anche, pur essendo un Islam moderato, che potesse cominciare ad entrare nella società civile, proprio anche nell'università, nel potere, nell'economia. Per cui io ho sempre avvertito un fortissimo conflitto tra queste due posizioni e mi fa piacere sentire che invece si comincia ad entrare all'università magari anche con il velo, perché quando sono stata lì io era proprio prassi questo di vedere, come dicevi tu, le ragazze che si toglievano il velo e che se lo mettevano nella borsetta per entrare. Poi c'erano dei momenti collettivi che anche mi avevano colpito, ad esempio durante la cerimonia di laurea, avevo notato appunto che in realtà in quel caso lì le famiglie accedevano, quindi c'erano anche le donne e le nonne che appunto in quel contesto di festa entravano tranquillamente con i loro veli e lì c'era come quasi una tranquillità da questo punto di vista, proprio perché c'era magari un momento anche di festa e di collettivo. Per cui mi chiedevo poi in realtà nella società civile e anche tra le persone che magari hanno posizioni di potere, com'è la situazione? Perché io ho percepito molto forte il discorso dell'identità nazionalista e quindi se è vera questa cosa che si legge anche sui giornali, che ormai si pensa che questi militari non possono, che non servano neanche più, cioè è questa la realtà? È questo quello che pensa la gente adesso? Oppure no? Questa è la domanda. Sì, allora, diciamo che non c'è una visione univoca a livello sociale rispetto a quello che è l'ATP. Il momento in cui sei stato tu nel 2006 e poi il 2007 è stato l'apice di quello scontro. Diciamo che piuttosto che una presa di coscienza collettiva della società turca, c'è stata la vittoria ideologica in uno scontro diretto con l'esercito degli islamisti, no? L'elezione di Abdullah Gül, Presidente della Repubblica, il primo islamista, è stata, secondo me, è stato il momento di svolta in cui per la prima volta
l'hanno spuntata realmente gli islamisti, no? Nel conflitto con l'esercito. Certo, dal punto di vista sociale, la visione, il terrore della donna velata, che era egemonico ed era molto forte fino all'inizio del 2000, è stato superato. Rimane ancora una parte della società legata a quel paradigma kemalista, per cui comunque la donna velata è inaccettabile persino in un dibattito televisivo, no? Mi ricordo, no? Ho presente diversi dibattiti con donne repubblicane che proprio chiedevano ad altre interlocutrici, giornaliste velate, di andarsene, di togliersi il velo, cioè uno scontro proprio fatto. Questo, ormai questa idea è stata superata. Poi, secondo me, per spiegare quello che dicevi tu dell'approccio, ad esempio, all'università, rispetto a queste problematiche, è importante pensare come ancora adesso in Turchia lezioni come principi di Atatürk e storia delle riforme, della rivoluzione, diciamo, comunque i principi kemalisti vengono insegnati come materia obbligatoria, e in quella lezione poi si parla anche di questione armena in senso negazionista, si parla anche di questione curda in maniera diciamo ancora nazionalista, e quindi rimangono ancora degli ambiti in cui questo approccio non è stato superato. In questo senso anche il ruolo dell'esercito è stato, ormai questo conflitto si è risolto a favore dell'AKP, perché l'elezione, cioè diciamo, la nomina del nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito dopo la dimissione in massa dei vertici militari che protestavano contro i processi, contro no, appunto, altri, insomma, generali e personaggi importanti dell'esercito, la nomina del nuovo capo di Stato Maggiore da parte del governo in pochi giorni rende evidente come ormai sia il governo a decidere quello che succede in Turchia. Io penso, come dicevo prima, che questo sia un fattore democratizzante. Mi ha sempre fatto pensare l'idea che in Turchia servisse un esercito che garantiva la democrazia, no? Penso invece che sia stato proprio il fatto che siano stati proprio i continui colpi di Stato militari a non permettere lo sviluppo di un sistema democratico. E quindi, insomma, di sicuro ora siamo a un punto di svolta e questo conflitto si è già risolto a favore degli islamisti, ma diciamo per il forte ridimensionamento del ruolo dell'esercito e dell'ideologia nazionalista nello Stato turco. Chiedervi presentarsi, per Ok, ciao, sono Valeria di Trento e dovrei fare un anno in Turchia all'estero, quindi ero un po' interessato in generale. E volevo chiedere se la popolazione curda appoggia il PKK e quali esattamente siano le mire del PKK, dato che ormai diciamo l'indipendenza di uno stato curdo mi sembra abbastanza improbabile. allora, la maggior parte della popolazione curda appoggia il partito che si chiama Partito della Democrazia della Pace, che è vicino al PKK, diciamo, anche se non è il suo diretto una sua diretta emanazione.
C'è un forte appoggio per il movimento indipendentista. Erdogan e gli islamisti hanno provato e sono riusciti a raccogliere un po' di consenso qualche anno fa alle scorse elezioni amministrative nella zona maggioranza curda, ma se guardiamo il risultato delle ultime elezioni politiche è evidente come ci sia un appoggio per il movimento, per il partito pro-curdo. Non credo che ci sia un sentimento che a me un po' spaventa a certe volte, quando nemmeno qualche manifestazione, però non penso che sia egemone il sentimento di appoggio alla guerriglia, ad oltranza e l'odio antiturco. Penso che ci sia, per la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica curda, e voglio una soluzione pacifica del conflitto che però non veda chiaramente esclusi attori importanti come Abdullah Öcalan, che è il leader del PKK, che ora si trova in carcere. Per quanto riguarda le rivendicazioni, oggi il movimento curdo, ma non solo, ma non da poco, già dal 99, dopo che Öcalan è stato arrestato in Italia, il movimento curdo non parla più, neanche più KKK parla più di indipendenza, ma dopo il 99 si è cominciato a parlare di autonomia. E negli ultimi mesi il partito curdo ha lanciato un progetto che si chiama, diciamo in italiano, Autonomia Democratica, sì, Autonomia Democratica in una Turchia democratica, diciamo, una cosa così. E cioè la costruzione di di un paese sul modello spagnolo in cui ci sono diverse zone autonome. Io credo però che più che l'autonomia, il problema centrale dei curdi sia il riconoscimento identitario, la possibilità di esprimersi sempre di più nella loro lingua. Ma anche forte il problema della rappresentanza politica. In Turchia c'è uno sbarramento al 10% che è stato pensato negli anni 80 proprio per cercare di escludere i curdi dalla rappresentanza parlamentare, per non permettere al partito curdo di entrare in Parlamento. I curdi chiedono di abbassare questo sbarramento, che è abbastanza alto se pensiamo ai parametri europei. Allo stesso tempo, per esempio, il quinto articolo della Costituzione turca dice che i cittadini turchi sono di etnia turca e parlano turco. Insomma, per i 20 milioni di curdi che non sono di etnia turca e la loro madrelingua non è turco, questa situazione è problematica. Quindi, secondo me, oppure la legge sui partiti, il partito curdo viene spesso, diciamo, ogni 2 o 3 anni messo fuori legge, perché viene accusato di avere legami con il PKK e quindi si chiede il superamento di quella legge. Quindi secondo me più che di autonomia o indipendenza per risolvere la questione curda sarebbe possibile fare passi anche più piccoli e più limitati. Il problema però principale, cardine, rimane il conflitto armato. Come gestire la fine di quel conflitto? Come mettere fine alle operazioni militari nel sud-est della Turchia e in Nord Iraq? Perché anche posto che si voglia intraprendere un dialogo e un percorso di pace, bisogna capire che ruolo dare e che ruolo avranno e che cosa succederà alle migliaia di guerriglieri che stanno sulle montagne e sono comunque cittadini della Turchia. Il loro problema rimane che fino a quando non si immaginerà un modo per integrare nella società, loro non continuerà il conflitto armato. Quindi, insomma, spero di aver un po' risposto ai tuoi dubbi. C'è un'altra domanda?
chiedo anche lei di presentarsi, grazie. Buongiorno, io sono Roberta, vengo da Bergamo. Volevo capire come si inserisce la politica negazionista nei confronti dell'Armenia all'interno della politica zero problemi con i vicini, in maniera quanto più possibile sintetica, ma chiara, sì. Quanto possibile. Ok. Come sappiamo, la Turchia a livello ufficiale ancora nega che ci sia mai stato un genocidio nel 1915. Tuttavia, appunto, abbiamo detto che fino al 2009, se non mi sbaglio, sono stati firmati dei protocolli per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Turchia e Armenia. Il confine tra Turchia e Armenia è chiuso, dopo il conflitto in Nagorno-Karabakh, la guerra tra Azerbaijan e Armenia, ma comunque per diversi motivi quel confine è chiuso e i protocolli prevedevano anche l'istituzione di una commissione turca-armena che ragionasse su quello che era successo nel 1915. Quindi c'è stato un tentativo di avvicinamento, certo, però è molto difficile. E per ora quell'accordo del 2009 non ha avuto seguito. Per due motivi principalmente. Da una parte penso che da parte armena accettare che si istituisca una commissione in cui si parli di cosa è successo nel 1915 sia molto difficile. Cioè, se io sento che la mia storia, che nella mia storia è stato compiuto un genocidio contro il mio popolo, poi non è facile ridiscuterlo e sedermi a un tavolo con altri storici per capire se veramente si è trattato di un genocidio o no. Ho già chiaro che trattato di un genocidio e chiedo il riconoscimento. Quindi c'è una difficoltà che però, insomma, spero venga superata. E da parte turca rimangono forti le relazioni con l'Azerbaijan, che è uno storico nemico dell'Armenia. C'è stata una guerra negli anni 90 tra Azerbaijan e Armenia, quindi c'è un po' di difficoltà a andare avanti questo dialogo perché per l'opposizione azera la paura che con l'Azerbaijan, che fornisce gas indispensabile alla Turchia, che ha forti problemi energetici, insomma, si ha paura che queste relazioni poi ne risentano. Secondo me sulla questione armena è molto interessante un aspetto. In Turchia c'è ancora una comunità armena, anche se poche migliaia di persone, che però ha scelto di rimanere in Turchia per affermare il proprio ruolo e fare una battaglia per perché la Turchia faccia i conti con il proprio passato, non solo per quanto riguarda il genocidio, ma anche ragioni sull'immenso vuoto che hanno lasciato gli armeni dopo essersi andati, insomma, essere stati deportati. Importante in questo senso qui la figura di Hrant Dink, che è un giornalista, era il direttore del di un settimanale bilingue turco, scritto in turco e in armeno, che si chiama Agos, e che si è fatto portavoce all'interno in Turchia, coinvolgendo e spronando intellettuali liberali turchi, ma sui giornali e non solamente attraverso il suo, ma insomma ha dato vita a un dibattito su quello che è stato il passato anche armeno della Turchia. Lui dice, per questo è stato molto attaccato anche dalla diaspora ebraica, sia europea ma soprattutto americana, che prima bisogna parlare di chi è vivo rispetto ai morti. Un'affermazione molto, molto forte, se pensiamo
alla memoria del genocidio. Che cosa intende Ranting rispetto parlando di questo? Dice che parla di delle origini, del fatto che molte persone in Turchia hanno origini armene e non lo sanno. E quindi è importante capire, è importante riscoprire questa storia. È uscito un bellissimo libro anche tradotto in italiano di Fethi Esetin, che è stato l'avvocato di Rantink, che parla della sua scoperta, della scoperta del momento in cui ha scoperto che sua nonna era armena, no? Che era una donna armena che è scappata al genocidio, era stata fatta sposare un turco a Istanbul e aveva nascosto la sua identità per decenni, per poi, appena prima di morire, dire alla nipote che era di origine armena. Così milioni di persone in Turchia, senza saperlo, hanno nella propria famiglia un parente armeno. E quindi la scoperta e l'interrogarsi su questo fatto, secondo me, potrebbe avere potrebbe servire molto di più alla società turca per confrontarsi su quello che è successo nel 1915 rispetto all'approvazione nel Parlamento francese di una risoluzione sul genocidio. Però insomma è una posizione. La questione di Cipro, lei ha accennato prima agli accordi con la Grecia, rimane tra le questioni ancora forse aperte. Sì, la questione di Cipro è forse il problema principale per cui la Turchia non è ancora entrata nell'Unione Europea. Nel 1974 la Turchia è intervenuta per difendere la minoranza turca nel nord dell'isola, mentre la Grecia, la dittatura militare greca, parlava di un'unione di Cipro con la Grecia, quindi l'inizio di un regime autoritario anche lì, che avrebbe significato per la minoranza turca probabilmente un massacro comunque. Certo, l'occupazione del nord dell'isola ormai a decenni di distanza è molto problematica. E nel 2004 c'era stata una proposta delle Nazioni Unite, un piano Annan che doveva portare all'unificazione delle due Cipro, che è stato sottoposto al referendum appunto nel 2004, ma soprattutto a causa dell'opposizione, del voto contrario dei greco-ciprioti, questo piano è stato bocciato e quindi Cipro è rimasta divisa. Il problema è che l'anno dopo Cipro è entrata nell'Unione Europea, però solamente la Cipro riconosciuta, la Cipro greca, e quindi Cipro pone, come paese membro, ha diritto di veto rispetto a qualsiasi decisione che riguardi la Turchia. Allo stesso modo la Turchia, visto che Cipro, la Repubblica di Cipro, diciamo la parte greca, non riconosce Cipro Nord, a sua volta non riconosce Cipro Sud, e quindi un paese che vuole entrare nell'Unione Europea non riconosce un paese membro dell'Unione Europea. Questa è una situazione abbastanza problematica. Certo, lì il discorso è arrivare alla riunificazione. Stanno continuando e continuano gli incontri tra il presidente greco-cipriota e quello turco-cipriota, ma per ora la situazione non si evolve e quindi rimane un problema irrisolto. Il problema, io adesso voglio parlare un attimo anche della situazione a Cipro Nord. La Repubblica Turca di Cipro Nord è un paese che è riconosciuto solamente da parte della Turchia,
e che dipende in tutto per tutto economicamente dalla Turchia. E all'interno della Repubblica Turca di Cipro Nord c'è un contrasto tra la minoranza turco-cipriota e le migliaia di tra cittadini turchi e soldati turchi che vivono nell'isola. Perché c'è un sentimento ambivalente per cui Repubblica Turca, cioè i cittadini turco-ciprioti vorrebbero la fine di quella che stanno cominciando a vedere anche loro come una forma di occupazione militare dell'esercito turco, perché l'esercito turco dal 74 era rimasto lì. Chiaramente la Turchia, in Turchia questo è mal visto, perché insomma diciamo l'esercito turco ha salvato la minoranza turca cipriota nel nord dell'isola e ora c'è questo sentimento e ora gli si chiede di andarsene, no? E, dicendo, e i turco ciprioti dicono noi vogliamo essere cittadini europei con la riunificazione dell'isola vogliamo godere di tutti i vantaggi di essere cittadini europei e avere investimenti europei. Quindi però allo stesso tempo non è facile per loro emanciparsi da Ankara, quindi la situazione è problematica. Certo, dal 2004, cioè se prima l'approccio turco era quello di totale opposizione a qualsiasi tipo di riavvicinamento, dal 2004 invece, nel 2004 il governo turco non si è opposto, cioè non ha invitato i turco ciprioti a votare contro. Infatti i turchi ciprioti hanno votato per la maggior parte a favore della riunificazione. Quindi insomma secondo me a livello diplomatico bisogna capire come dare un po' di forza a questo dialogo e superare questo problema. Credo che di Turchia si potrebbe parlare molto a lungo perché è davvero un paese molto sfaccettato, una grande sfida, una grande opportunità per noi. Avremo modo di leggere le tue corrispondenze sul sito di osservatorio, di vedere le foto che ci mandi, di sentire la tua voce spesso intervistata anche da altre testate nel nostro paese, quindi ti ringraziamo davvero tanto di essere venuto a raccontarcela direttamente. Invito tutti quanti oggi pomeriggio alle 3 a vedere il documentario che abbiamo realizzato su un aspetto particolare della Turchia, del suo processo di democratizzazione verso una minoranza molto poco nota, che è quella degli aleviti, di cui adesso non ti faremo parlare perché è complicatissimo, sono così una minoranza che quando ci siamo resi conto sono a 15 milioni di persone, quindi stiamo parlando, per noi che siamo abituati agli stati balcanici microscopici, stiamo parlando di una quantità incredibile di persone. E, quindi un documentario che racconta la Turchia da un'angolatura molto particolare, e vi ricordo che c'è un ultimissimo appuntamento nel pomeriggio per l'ultima conferenza sul mondo arabo. Ringrazio tutti di essere venuti e soprattutto ad Alberto di averci raccontato tante cose. Grazie a voi.